Abbiamo iniziato nel 2014 con Salis, è stata una trilogia, Salis in fuga, Salis nella regione dell'acqua dolce, Salis e l'equilibrio dei reni, il progetto Salis che comprende anche un ebook e un'app ha vinto il premio come miglior progetto multimediale, il premio Andersen. Poi abbiamo fatto nel 2017 abbiamo fatto Il bambino di Itaca, che è questo, e con cui abbiamo vinto il terzo premio SIAE come produzione musicale. L'anno scorso abbiamo fatto The Little Prince di Rachel Portman e nel 2019 adesso faremo il Dido and Aeneas Olympus Games. È un mix tra l'opera barocca e l'opera contemporanea. È un campus, il laboratorio opera è un campus di 2 settimane che prevede i laboratori di canto, di teatro, di movimento, quest'anno anche di combattimento scenico, di orchestra e di scenografia. I ragazzini quindi dall'inizio del campus fino alla fine, lavorano 8 ore al giorno, è un campus molto intensivo, possono iscriversi, scelgono di iscriversi a un laboratorio, poi possono anche ovviamente guardare, vedono anche gli altri laboratori, insieme andiamo a costruire un'opera lirica. Completamente dall'inizio fino alla fine. Abbiamo una drammaturga che scrive per noi, un compositore che scrive per noi. In questo caso nel Didone d'Enea abbiamo anche ovviamente il Didone d'Enea di Parcel e la cornice drammaturgica e compositiva prevede rendere i bambini e i ragazzi protagonisti. I ragazzi hanno un'età che varia dagli 8 anni ai 18, poi ci sono dei ragazzi del conservatorio per i ruoli più importanti o dei giovani cantanti, degli attori, una ballerina. Quindi è un'opera a tutti gli effetti. Cosa chiediamo con questa campagna Eppela? Chiediamo la possibilità di inserire nel laboratorio, nel campus, anche ragazzini che normalmente non hanno la possibilità di frequentarlo. Il nostro target normalmente sono ragazzini le cui famiglie sono amanti dell'opera, sono amanti della musica, sono amanti del teatro, portano i loro ragazzi a teatro e ai concerti. Ci piacerebbe arrivare anche a dei ragazzini che normalmente non lo fanno, che non hanno le loro famiglie che li spingono in questa direzione. Abbiamo il supporto di Pilar Bravo, che è socia dell'associazione e che lavora in contatto con delle realtà, delle periferie di Milano, e quindi avremo sicuramente la possibilità di chiedere e di scegliere dei ragazzini che hanno già sperimentato la musica e a cui piace e di proporgli questo campus.